Questo programma è offerto da... Sono le coinvolgenti e spettacolari gare messe in pista dal gruppo Peroni Race a far tornare alta l'adrenalina questa settimana all'interno di All Race TV. Grazie dei fantastici servizi vi parleremo di tutte le categorie che gravitano all'interno dei weekend marchiati gruppo Peroni. La puntata è molto adrenalinica, vero Ludovica Pagani? Assolutamente sì, bentornati telespettatori e oggi andremo a gustare insieme le gare svolte in quel di Brno e presso il Tempio della Velocità di Monza. Ecco sì Ludovica, prima di andare a lanciare i vari servizi è tempo di dare il benvenuto all'ospite di questa settimana che ci è venuto a trovare presso i nostri studi televisivi di Sport Italia. Per noi è un grande piacere avere Daniele Pasquali, drivers impegnato nel campionato Clio Cup. Benvenuto Daniele. Buonasera, grazie. Tutto bene? Abbastanza. Bene. Ecco, la storia del pilota romagnolo dovete sapere che nasce nel lontano 2009, però ha una storia un po' particolare Daniele, perché ha iniziato a correre all'età di 50 anni, ha provato la Clio, si è innamorato del campionato messo in pista dalla Fast Lane Promotion e da allora non ha più lasciato il monomarca Renault, dico bene? Esatto, è un monomarca molto impegnativo, diciamo che io ho iniziato un po' per gioco questo sport, mi ci sono trovato bene, mi diverto e non ho voluto cambiare, diciamo, campionato perché qui hai delle soddisfazioni, c'è molta selezione, molta competitività, gli organizzatori secondo me sono bravi perché mantengono in piedi una cosa che fa divertire. Ecco, io volevo chiederti quindi, qual è la cosa che ti piace di più del campionato Clio Cup? La competitività, la macchina, perché la macchina è una macchina molto impegnativa, saper far andare forte questa macchina vuol dire saper guidare e io ci ho messo parecchi di anni per arrivare, diciamo, a farla andare. Poi forte è una bella parola, perché forte vengono dentro i ragazzini che ti passano sopra, però l'importante è quello che dico io, divertirsi nella competitività ed è quello che faccio. Beh, penso che da sempre sei stato appassionato al mondo dei motori, ma come mai solo a 50 anni hai deciso di affacciarti alle competizioni? Diciamo che anche se il campionato ha un entry level abbastanza leggero, se vogliamo chiamarlo così, a livello economico, comunque è un impegno e per poterci arrivare bisogna che hai qualche possibilità, ce l'hai. Io devo ringraziare sicuramente lo sponsor che mi ha fatto entrare nella categoria, che è la FAR, e tramite loro mi hanno permesso di poter fare budget per poter correre. Perfetto. Quali risultati hai ottenuto, Daniele, in questi anni di corse? Diciamo che nella categoria riservata ai gentleman me la sono sempre cavata a livello di secondo e terza posizione. Nella generale ho avuto un exploit 3 anni fa nella 5ª posizione, però è chiaro che fatico e faccio sto nella mezza classifica, diciamo dentro ai 10, ma rimango lì. Ecco, tra poco lanceremo il servizio dedicato alle gare svolte a Brno. Però io prima volevo chiederti come è andato allora questo weekend, Daniele. È un weekend impegnativo, la pista è molto bella, le piste in Europa sono sempre molto belle da fare, chiaramente ci siamo trovati alla prima turno di prove libere con l'acqua e questo ha un po' rimescolato le carte, con 3 gare sicuramente nell'ultima gara ci siamo divertiti, ecco. Il risultato è stato una 9ª posizione, quindi contento comunque del risultato e contento di aver fatto una buona esperienza in Europa. Bene,
Ludo, adesso vediamo nel dettaglio come è andato il weekend in Repubblica Ceca per quanto riguarda la Clio Cup. Sei pronta? Sì, assolutamente. Può partire il servizio. La Clio Cup Italia ha visto andare in scena ben 3 gare nel weekend ceco sulla pista di Brno. Come consuetudine non sono mancate le emozioni ed i colpi di scena, partendo proprio dalla vittoria in gara 1 di Massimiliano Pedalà, al rientro nella serie Renault come wild card e quindi trasparente ai fini della classifica generale. A giovare della situazione è stato il compagno di squadra Felice Ghelmini, che con il piazzamento d'onore ha messo nel proprio carniere il punteggio massimo. A completare il podio è stato Gustavo Sandrucci, autore di un'ottima partenza in cui si era portato al comando delle operazioni, mantenuto per buona parte della corsa prima di accusare un calo prestazionale della sua vettura mentre era in lotta con i due alfieri della Composite Motorsport. L'attacco decisivo di Pedalà è avvenuto nelle battute finali, replicato all'ultimo giro da Ghelmini, che ha generato così una bella doppietta per il team capitanato dai fratelli Ansalù. Ma è una bella sensazione. È 3 anni che ero fermo, quindi riprendere gli automatismi non era facile. Però all'inizio era importante stare calmi perché sapevo che qui questa pista è molto abrasiva, avrebbero finito le gomme tutti quanti. Quindi all'inizio molto tranquillo e poi sapevo che sarei arrivato nel finale. In gara 2 si è visto ancora una volta un incontenibile Massimiliano Pedalà, che ha siglato il secondo successo consecutivo nella Clio Cup Italia. Il pilota della Composite Motorsport non si è risparmiato, confermando di trovarsi perfettamente a proprio agio sui saliscendi del tracciato cieco. Bottino pieno quindi per Gustavo Sandrucci, che al volante di una vettura schierata dalla Milatini Racing ha terminato le ostilità con il secondo posto, dopo aver inscenato un bel duello proprio con Pedalà per la testa della corsa. Quinto responso per il nuovo leader della Clio Cup Italia Felice Ghelmini, coinvolto in un contatto di gara con il diretto rivale Nicola Rinaldi mentre erano in lotta per le posizioni di testa. A Rinaldi è stato successivamente combinato un drive-thru che lo ha fatto scivolare indietro per poi occupare l'ottavo piazzamento. E Massimiliano è veramente un gentleman driver, no? Perché lo sminuirei in quanto va veramente forte, però è veramente corretto e correre con queste persone è un piacere. E qualcun altro è un po' meno, però dai, si fa parte del gioco. E niente, un ottimo campionato, buono, non solo classifica, però dai, andiamo avanti così, sono contento per loro. Ti faccio un applauso. Nell'ultima gara del weekend ceco, a risalire in cattedra è stato Rinaldi, che fino alla fine ha provato a sfilare un più che veloce Pedalà, primo per la terza volta consecutiva. Alle spalle dei due piloti che hanno animato gara 3 si è visto ancora una volta Sandrucci, che ha preceduto Ghelmini, quarto, e Davide Nardilli, quinto. A transitare sotto la bandiera a scacchi in sesta posizione è stato Ferraro, protagonista di un testa coda al primo giro, dopo essere partito dalla pole a seguito dell'inversione in griglia dei primi 4 piloti di gara 2. A salire sul gradino più alto del podio nelle 2 gare in programma nel weekend monzese del 24-25 giugno è stato Gustavo Sandrucci, che ha trovato in entrambe le manche un rivale agguerrito e determinato come Nicola Rinaldi, con il quale in gara 1 è arrivato in volata al fotofinish staccandolo di appena 3 millesimi. Alle loro spalle ha chiuso sul gradino più basso del podio Matteo Poloni, autore di un'ottima rimonta che lo vedeva partire dall'ultima fila a seguito di una qualifica difficile. Quarto responso per Massimiliano Danetti, mentre in quinta posizione ha terminato le ostilità Davide Nardilli, penalizzato con 5 secondi al termine della gara per aver tagliato la chicane. Rammarico invece per il 18enne Berkay Besler, S Corse, che aveva preso parte alla bagarre del terzetto di testa per buona parte della corsa prima di uscire in ghiaia in una fase concitata della gara e successivamente rientrare in pista settimo. Sì, è stata una gara incredibile, sia nei primi giri con Nicola, abbiamo duellato tutta la gara, ci cambiamo di posizione, io ero più veloce in dei punti, lui in altri, è stata una lotta di nervi perché poi eravamo con le slick, la pista era un po' bagnata. Sì, grande sportività, Gustavo è stato velocissimo, molto corretto e come diceva insomma, abbiamo fatto una gara veramente insomma, all'ultimo decimo. Alla fine l'ha spuntata lui, abbiamo avuto entrambi penso il problema della non segnalazione dell'ultimo giro che poi insomma, poteva variare di poco la situazione, comunque bella gara e bene così. In gara 2 si è riacceso il duello tra Sandrucci e Rinaldi, che si sono alternati al comando delle operazioni più volte fino all'ultimo giro, con Rinaldi visibilmente rallentato a seguito di una foratura che ha aperto la porta al secondo successo consecutivo di Sandrucci, che passa così in testa alla classifica generale della serie.
Alle spalle del duo di testa le emozioni non sono state da meno, con una lotta serrata per il terzo posto tra due, pilota dell'Oregon Team, Felice Ielmini, Composite Motorsport, e Davide Nardilli. Questi ultimi sono stati i protagonisti di un contatto avvenuto all'ultima tornata in uscita dalla parabolica, che ha visto la vettura tutta blu di Nardilli finire contro le barriere senza riportare conseguenze sul pilota. I due successivamente sono stati richiamati dalla direzione di gara, che ha escluso entrambi dalla classifica. A salire così sul gradino più basso del podio è stato due, mentre ad ottenere virtualmente la quarta posizione è stato Massimiliano Danetti, seguito a propria volta dalla new entry Nunzio Scippa, quinto. Beh, bellissime gare come sempre ci hanno regalato i drivers della Clio Cup. Io vorrei andare a ridare la parola a Daniele e volevo farti dare dei ringraziamenti. Io devo ringraziare sicuramente le tre società per le quali ho corso. Io ho corso con la Rangoni, con la Composite e adesso con l'S Corse. Sicuramente con l'S Corse ho fatto il salto di qualità. L'S Corse è, diciamo che è un gruppo sportivo molto, molto importante, ha uno staff molto importante, dentro c'è un tutor che è Cristian Ricciarini, che è, diciamo, che è il decano della Clio, e io ho avuto la grossa fortuna di avere lui ad insegnarmi a correre. Quindi i ringraziamenti vanno sicuramente a Cristian, vanno sicuramente a Stefano Secci, che mi ha dato la possibilità, specialmente quest'anno, di avere una macchina molto molto competitiva, e difatti i risultati si cominciano a vedere, e anche ad Andrea, perché è il tecnico che ha trovato la quadra per farmi andare forte in questa categoria. Bene, bene Daniele, e comunque secondo me mettersi in competizione a 50 anni e ottenere i risultati che stai ottenendo per me è già una vittoria. Tra poco ci sarà la pubblicità, poi parleremo di tutte le categorie del gruppo Peroni Race, rimanete con noi. Mecomer, azienda leader nel settore dello smaltimento dei rifiuti industriali, da oltre 50 anni al servizio delle imprese. www.mecomer.it. Signori, benvenuti a bordo, il viaggio può iniziare, mettetevi comodi. Nini Virta, velocità, sicurezza, affidabilità e tanta attenzione alle vostre merci in tutta Europa. Parco mezzi di ultima generazione a bassissimo impatto ambientale. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede con consegne in tempi rapidissimi. Dal 2007, magazzino gestito con sistema radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Nini Virta, la prima azienda in Italia a utilizzare camion con portata da 10 a 15 tonnellate con trazione 100% elettrica. Nini Virta, da oltre 30 anni tagliamo traguardi vincenti insieme a voi. www.ninivirta.it. Ragazzi, ora è tempo di parlarvi del campionato ECC, naturalmente messo in pista dal gruppo Peroni Race. Vediamo come sono andate le cose. È il duo svizzero composto dai fratelli Adrian e Manuel Zumstein, l'equipaggio vincitore della seconda prova 2017 della 3 ore Endurance Champions Cup. I piloti della MDC Sports su Mercedes AMG GT GT3 replicano così il successo nella prova di apertura del Mugello di inizio aprile. Con loro sul podio, per un arrivo fotocopia rispetto a quello in terra toscana, le due BMW Z4 GT3 delle compagini turche Borusan Automotive ed Ebam Jedic Motorsport. In qualifica però alla ribalta erano salite le Wolf della LP Racing con Luca Pirri autore della pole e della Emotion Motorsport con Davide Amaduzzi vicino al poleman. La sfortuna e un contatto di troppo hanno però posto fine anzitempo alla loro gara. Allo spegnersi del rosso, sia Zumstein che Occhiai sfilano le due sport in prima fila, sfruttando al meglio la maggior potenza delle proprie vetture. Poche curve e anche Gemirli si issa in terza piazza. Amaduzzi però non ci sta, ed ecco che già al secondo passaggio si riporta in scia del battistrada Occhiai. All'inizio della salita in quarta marcia, però, la rottura del motore comporta ritiro e addio ai sogni di gloria.
il ruolo di inseguitore passa nelle mani di Cuneo. Al 30° minuto, nuovo colpo di scena. Alla fine della parte lenta, Cuneo prova l'affondo a Occhiai. Quest'ultimo però non se ne rende conto e chiude la traiettoria, quando però Cuneo è già quasi passato, colpendolo così sulla fiancata sinistra. Nell'immediato Cuneo riporta la rottura della valvola dello pneumatico posteriore sinistro ed è costretto ai box per la sostituzione, scontando comunque la prima sosta obbligatoria di 5 minuti. Il contatto però risulta poi aver danneggiato il cablaggio con l'alternatore, che finisce KO. La vettura così si ferma per ben due volte in pista e per ben due volte è costretta ai box, riuscendo comunque a finire la corsa dietro la seconda GB08 della Emotion Motorsport, condotta da Mastro Berardino, Clerici, Malavasi, anche loro afflitti da noie elettriche, soprattutto nel finale. In occasione invece della prima ora, il sorpasso ai danni del battistrada ad opera di Zumstein. Da lì in poi il duo svizzero riesce ad incrementare progressivamente, anche alla luce della strategia di gara pressoché identica che non altera l'andamento della corsa. Vittoria nella categoria turismo per la Seat Leon TCR della RS più A di Costamagna Costamagna Donazzano. Ecco, dal campionato ECC ora passiamo alle immagini della Coppa Italia Turismo. Verdetto univoco per la tappa di Monza della Coppa Italia Turismo, che vede le doppiette di Kevin Giacomi in prima divisione e Riccardo Ruberti nella seconda divisione. In gara 1 Giacom parte bene dalla pole position, con Fabrizio Montali che lo insegue fino a quando un calo della vettura non lo porta a perdere terreno. Chi finisce subito fuori causa è Luigi Bamonte, che sbatte sul muretto per un contatto nella bagarre del via. La gara comunque è combattuta e si innescano diversi duelli con continui cambi di posizione, che si concludono con il secondo posto di Renato Gaiofatto e il terzo di Davide Pigozzi, che precede Dimitri Casanova, con Montali a lungo secondo prima che un problema elettrico a 2 minuti dalla fine lo faccia scivolare nelle retrovie. Da segnalare la defezione di Federico Borret, BMW M3 24 ore special, Borret Team, che non è riuscito a prendere il via in ambo le gare dopo il cedimento del motore nelle libere del venerdì. Mi sono trovato Montali che in pieno rettilineo mi è riuscito anche a passare, dopo con una staccata all'ultimo momento sono riuscito a riprendermi la prima posizione. E sono stato contento anche perché ho avuto una bella lotta per parecchi giri con Montali, però alla fine si è ritirato e io ho avuto il vantaggio. Pare che dopo la botta di Adria sono andato un po' con i piedi di piombo, perché è stata una bella botta e quindi non me l'aspettavo. Devo ringraziare sicuramente il meccanico, perché ha fatto un lavoro enorme, in un mese ha rifatto la macchina praticamente e è andato tutto bene, dai. No, infatti ci siamo divertiti con Revello e Nardilli, abbiamo fatto una bella bagarre, dai. In gara 2 podio fotocopia con Giacon, Gaiofatto, Pigozzi al termine di una gara impeccabile per il pilota della Opel Astra, che vince con distacco. Tra colpi di scena e ritiri si registra il buon quarto posto di Casanova davanti a un positivo Mariano Bellini. Nella seconda divisione si ripete anche Ruberti, settimo assoluto, precedendo Fabiani e il convincente Rino De Luca, che con cinismo approfitta delle difficoltà a fine gara di Fiorucci completando il podio. Taglia il traguardo in 14ª posizione la debuttante Alfa Romeo Mito alimentata GPL, alle spalle del Maggiolino Fan Cup di Luigi Cevasco. Ora vi vado a leggere la classifica Coppa Italia Turismo Prima Divisione. Prima posizione Kevin Giacon, 28 punti, Federico Borret, 26 punti, insieme a Luigi Bamonte, Eric Scalvini con 22 punti, Fabrizio Montali con 18 punti. Passiamo ora a Turismo Seconda Divisione. Abbiamo Riccardo Ruberti con 62 punti, Giorgio Fantilli con 26 punti, Camillo Piccin con 25 punti, insieme a Rino De Luca e infine Edoardo Barbolini con 24 punti. Bene, continueremo a parlarvi del campionato Coppa Italia. Questa volta è la volta appunto della categoria Gran Turismo. Due centri su due a Monza per Luciano Tarabini nella Coppa Italia GT targata Gruppo Peroni Race. Tarabini in gara 1 conduce un assolo lungo 11 giri e vince dalla pole, mettendo a pieno valore il potenziale della propria vettura.
Allo start è ottima la partenza di Ivan Capelli su Porsche 997 GT3 Cup, che scattato dalla terza posizione conquista la seconda posizione e il comando di classe GT3 Cup per non mollarlo più, precedendo con distacco Giuseppe Ramelli, Ferrari 458 Challenge, e Domenico Zonin, che quarto assoluto completa il podio di categoria. Buona la prestazione di Nicola Sarcinelli, quinto assoluto davanti a Domiziano Giacon, Matteo Biassoni e Stefano Tassi. L'ultimo giro volevo fare il giro veloce e sono arrivato un po' lungo la roggia. Per non girarmi ho preferito allungare la traiettoria, ecco. Però in definitiva è stata una gara bella, ho voluto cercare di mantenere il passo fino alla fine e sono anche contento di aver vinto questa gara in onore di Mario Benusiglio, che ho visto che avete, diciamo, avuto l'idea di dare questo premio, ecco, in sua memoria, e quindi grazie, ecco. Vogliamo fare un appello a chi ci sta guardando adesso, perché ci stanno guardando queste GT3, di riportarle in pista, di rinvigorire questo confronto? Ma voglio essere un po' provocatore, io li aspetto e forse si vede che avranno un po' paura di combattere. Comunque spero a Misano di rivederli numerosi, e così mi hanno promesso, quindi vediamo, aspettiamo Misano. In gara 2 il monologo per Tarabini si ripete, sempre dal semaforo alla bandiera a scacchi. Menzione di merito per Andrea Sapino, autore di un ottimo secondo posto e in grado di girare su tempi non distanti da quelli di Tarabini, al volante della vettura più potente del lotto. Terza piazza per Ramelli, che precede con buon margine Marco Coldani. Tutto bene, peccato in gara 2 ho avuto un problema al cambio, volevo cercare di salire un pochettino di più, ma allora è andata così. Fra 3 settimane Misano, nel caldo di luglio di Misano. Vediamo, non la conosco molto bene, ma cerco di dare il massimo. Ecco la classifica Gran Turismo. Prima posizione Giuseppe Ramelli, 30 punti, Jonathan Giacon, 25 punti, Luciano Tarabini, 14 punti, Domiziano Giacon, sempre 14 punti, Nicola Sarcinelli, sempre 14 punti. Bene, bellissime immagini e gare, Ludovica, in questa nostra puntata. Ne vedremo ancora delle belle dopo il nostro secondo break pubblicitario. Il tuo sogno in pista dà la possibilità a chiunque interessato di poter provare all'interno degli autodromi più belli ed affascinanti l'ebbrezza di una vettura da corsa. Il cavallo di battaglia che il tuo sogno in pista propone è una performante Lotus Exige modello 240R, vettura da corsa con 240 cavalli e un peso di 930 kg. Vuoi stupire? Regala le gift card personalizzate il tuo sogno in pista. Regalerai una giornata da pilota e assoluta adrenalina. Tutti i drivers verranno seguiti da istruttori professionisti e da un'assistenza tecnica in pista. Per informazioni www.iltuosognoinpista.it. Nel fantastico contenitore del gruppo Peroni presente anche la categoria Master Prototipi. Vediamo come sono andate le cose in quel di Brno. Poca storia nel Master Tricolore Prototipi, che alla sua terza gara 2017 sul circuito di Brno incorona Davide Pedetti, autore di una convincente doppietta a bordo della sua Tatus P012. Per 2 podi fotocopia, sul podio Sandro Bettini e Giancarlo Pedetti, entrambi su Norma M20F. Fra questi, colui che dà più spettacolo è Sandro Bettini, che in gara 1 duella a lungo con Giancarlo Pedetti, riuscendo solo nel finale a sopravanzarlo, e in gara 2 con il vincitore Davide Pedetti, nei cui scarichi Bettini ha finito la gara. È andata molto bene, in partenza sono stato un po' bruciato dalla velocità dell'Osella, che è un CN4 e ha una potenza molto maggiore, raggiunge i 380 cavalli e poi già dopo la prima curva ero in testa e ho accumulato nel primo giro un ottimo vantaggio che mi ha permesso di amministrare per il resto della gara, avevo 12 secondi di vantaggio al primo giro. Questo sicuramente è stato anche grazie al fatto che sono riuscito a mettere subito in temperatura le gomme
e quindi di fare un ottimo primo giro. Sono Claudio Francisci e Ranieri Randaccio, i mattatori del weekend del Master Tricolore Prototipi, in pista nel fine settimana del 24-25 giugno a Monza. Al via il più lesto è Fabio Valle, che prende il comando davanti a Ranieri Randaccio e al pullman Francisci. Quest'ultimo al terzo giro, con un gran sorpasso alla parabolica, riesce a recuperare in sequenza due posizioni e a prendere il comando. Alle sue spalle Valle e Randaccio non si risparmiano, con quest'ultimo che riesce ad agguantare la seconda posizione, approfittando di un testa coda del primo alla seconda variante nel corso del quarto passaggio. Bella lotta anche tra Davide Pedetti e Sandro Bettini, con quest'ultimo che si vede costretto a cedere la quinta piazza all'avversario dopo una giravolta alla prima variante durante la quarta tornata. La gara di fatto si chiude al settimo giro, quando Sebastiano Mascolo si ferma con il motore a fuoco. In gara 2 è ancora Valle il più rapido alla partenza, ma Randaccio si lancia all'inseguimento e sorpassa l'avversario alla variante della Roggia, per prendere la testa fino al traguardo. Oscar della sfortuna a Francesco Pantaleo, ottimo terzo fino all'ultimo giro, quando all'altezza della Ascari ha un calo repentino che lo fa sfilare dagli avversari. Ne beneficia in primis Davide Pedetti, che conquista il terzo gradino del podio dopo aver vinto il duello con Bettini. La classifica di questa bellissima categoria recita: in prima posizione Davide Pedetti con 43 punti, Sandro Bettini 41 punti, Giancarlo Pedetti 19 punti, Ranieri Randaccio 17 punti e Severino Gallini 16 punti. Addentriamoci ora, ragazzi, nel fantastico mondo della categoria Entry Cup e vediamo come sono andate le cose. Lo sloveno Tomas Trček è il mattatore nella Entry Cup, al terzo appuntamento per le Renault Twingo sul circuito ceco di Brno. Risultato tuttavia tutt'altro che scontato, con il giovane pilota che dalla sua ha avuto la fortuna e la malizia di saper cogliere le occasioni che si sono presentate. Sia in gara 1 che in gara 2, infatti, la lotta per le prime posizioni è stata particolarmente serrata, con addirittura nella prima frazione i primi tre che sono transitati nel corso della gara più volte a ventaglio sul rettilineo principale. Nella costante alternanza di posizioni, Trček è riuscito ad essere primo quando contava, sotto la bandiera a scacchi. Weekend positivo però anche per il giovane Pietro Casillo, che si porta a casa un secondo e un terzo posto, riuscendo ad arrivare due volte davanti al rivale in ottica campionato Massimo Visani, rispettivamente terzo e quarto. Sicuramente sì, per poco, è stato davvero per un soffio che non sono riuscito a vincere questa volta, però comunque è stata una gara bellissima, devo dire, molto combattuta. Io ero dietro al gruppo per la gran parte della gara, sono stato molto opportunista, devo dire. Devo anche ringraziare mio fratello, che è stato particolarmente corretto con me, siccome sto lottando per il campionato con Visani, ha cercato di darmi una mano per quanto possibile. Visani è arrivato dietro quest'oggi, ma c'è ancora gara 2, posizioni invertite, ti partirà davanti. Cosa ci aspettiamo per gara 2? Un'altra lotta sempre molto corretta, ma sempre molto spettacolare, come da tradizione dell'Entry Cup. Mi fa piacere essere quasi sempre coinvolto in queste lotte e dare spettacolo. Secondo gradino del podio di gara 2, lo sloveno Gasper Drnovšek. Classifica Entry Cup abbiamo in prima posizione Massimo Visani con 102 punti, Pietro Casillo con 81 punti, Antonello Casillo con 49 punti, Paolo Silvestrini con 47 punti. E chiudiamo ora la nostra puntata mostrandovi le bellissime immagini di una delle categorie che da sempre è stato teatro di grandi sfide nella categoria Gruppo Peroni, e ora la volta della categoria auto storiche, che quelli di Brno hanno fatto tremare le tribune. Il quarto appuntamento 2017 del campionato italiano autostoriche ha confermato i valori in campo di questa stagione. Ad aggiudicarsi infatti i rispettivi raggruppamenti sono stati Vito Truglia e Gilles Giovannini su TVR Griffith 400, primo gruppo, Giuseppe Guttadauro e Apache Junior, secondo gruppo, Marco e Massimo Guerra, Porsche 935, terzo gruppo, e Enrico e Cesare Rondinelli, quarto gruppo.
Fin dalle qualifiche il duo padre-figlio, Massimo e Marco Guerra, ha fatto la voce grossa, ipotecando già la vittoria di gara, poi puntualmente arrivata. A colpire però è stata la nuova dimostrazione di grande maturità del nemmeno ventenne Marco Guerra, in questa occasione autore della partenza e del primo stint di gara, dove pur avendo la vettura più potente del lotto, ha resistito in testa alla maggiore esperienza dei rivali, Gulinelli Ronconi su tutti. Sempre in qualifica, Danny Zardo ha dimostrato nuovamente il suo valore portando la 911-3000 del Team Italia in terza griglia, così come il duo Truglia-Giovannini ha agevolmente fatto segnare il miglior responso nel primo gruppo. Più serrata la sfida nel quarto, con la Sierra Cosworth di Maurizio e Thomas Giovannini davanti di poco alla M3 dei Rondinelli. Detto in gara dello strapotere della 935 dei Guerra, il via è particolarmente movimentato, con Stefano Mundi autore di un'ottima partenza, ma anche reo di aver toccato Zardo mandandolo in testa coda. Con Mundi penalizzato con un drive-thru e Zardo attardato, ecco allora il bel duello fra Gutta d'Auro e Giacomo Ielmini. Fra i due però ne approfitta lo scatenato Zardo, che proprio in prossimità del 40° minuto di gara riporta la sua vettura in prima piazza di gruppo 2. Il subentrato Giorgio Zorzi ha tuttavia un passo di gara meno forsennato e Apache Junior riesce a sopravanzarlo, conquistando la terza vittoria su 4. Terzo sul podio Ielmini. Il cedimento della turbina sulla Sierra Cosworth di Giovannini è l'ago della bilancia nel quarto gruppo e ad approfittarne sono proprio i Rondinelli. Una serie di colpi di scena ha più volte rimescolato le carte della quinta prova del campionato italiano autostoriche disputata a Monza. Nell'unica sessione di qualifica ecco sul finire i primi colpi di scena. Il mattatore di stagione Massimo Guerra, Porsche 935, dopo aver fatto segnare il miglior responso, è costretto al ritiro per la rottura della coppia conica. È invece un violento contatto in staccata alla fine del rettilineo principale a porre fine anzitempo al weekend di Rosina Moreschi sulla Bizzarrini 5003 GT, autori dell'ottavo tempo assoluto e migliore di primo gruppo. In gara il miglior spunto è di Mario Massaglia, che sfila la 9.30 di Gulinelli Ronconi. Alle loro spalle Giuseppe Gutta d'Auro e la BMW 2002T di Andrea Castronovo, con la 9.11 di Mundi quinta. Proprio quest'ultima però, dopo appena 4 tornate, è costretta al ritiro cedendo la posizione a Giacomo Ielmini. Il primo a rientrare per la sosta obbligatoria è Zorzi, che cede il volante al più veloce Zardo. Dopo una tornata lo segue Ronconi, con Gulinelli che si mette alla caccia del battistrada, così come si avvicendano Gutta d'Auro e Apache Junior. Nel mentre, nuova rottura per la Porsche 911 di Pugliese, proprio come a Franciacorta ad inizio anno. La seconda parte di gara registra il forcing di Gulinelli, culminato al 21° passaggio, e quello di Zardo, che nonostante un problema negli ultimi minuti di gara che lo rallenta vistosamente, può gioire della vittoria di secondo gruppo, complice la rottura della pompa della benzina sulla 911 mattatrice di inizio stagione di Gutta d'Auro Apache Junior. L'ingresso della safety car per la rimozione della stessa tradisce Ielmini, che nonostante le bandiere gialle supera un concorrente, venendo poi penalizzato con 25 secondi. Stessa sorte anche per Benedini. Strada spianata per il duo Truglia-Giovannini nel primo gruppo, complice l'assenza della Bizzarrini. Con loro sul podio Morteo Moramarco su Alfa Romeo 2006 Sprint. L'ennesimo colpo di scena rovina anche la sfida nel quarto gruppo, dove il dualismo fra la Sierra Cosworth di Giovannini e la BMW M3 E30 di Rondinelli, questa volta va a favore del primo, complice la rottura della BMW dopo pochi giri. Fantastica puntata ragazzi, bisogna dire grazie naturalmente al campionato messo in scena dal gruppo Peroni, ma anche a tutti i drivers che ogni volta ci fanno emozionare, dico bene Ludovica? Assolutamente sì Ricky. Andiamo a salutare il nostro super ospite che è stato in compagnia con noi quest'oggi, Daniele Pasquali, driver Clio Cup. Io vi ringrazio di avermi invitato, esperienza bellissima e spero di poter ritornare qua con voi. Buona gara per settimana prossima a Misano, in bocca al lupo, faremo il tifo per te. Grazie molte. Ragazzi, grazie per averci seguito, a settimana prossima. Questo programma è stato offerto da... OnRace.tv, collegatevi. Parole di Oriano, uscito da Sboroni.